Buon pomeriggio a tutti, qui la voce di Bolzano, siamo oggi sui prati del Tarvera perché c'è una manifestazione di studenti e genitori per chiedere la limitazione della DAD e per far sì che le scuole vengano riaperte il prima possibile. Sono Anna, lavoro, sono un'organizzatrice della manifestazione Genitori Attivi Bolzano e noi chiediamo a Compacer e a tutto il Consiglio Provinciale di mandare l'ordinanza numero 15 del 19 di marzo, dove con un ricatto impone ai bambini delle scuole elementari e delle scuole medie a fare 2 tamponi alla settimana per rientrare a scuola in presenza, se no appena la DAD o la DID, comunque che sono dei protocolli di istruzione che non sono adatti a bambini, soprattutto molto piccoli, che richiedono appunto la presenza a scuola. E noi riteniamo che questo sia un ulteriore ricatto che non possiamo accettare come genitori. I bambini devono essere liberi, i genitori devono essere liberi, viviamo in un paese libero e democratico e le ordinanze che vengono fatte devono essere fatte seguendo appunto la nostra democrazia, che in questo momento viene lesa in tantissimi articoli della Costituzione. Protestare contro l'obbligatorietà di questo decreto, perché i bambini che lunedì 7 aprile non andranno a scuola perché i genitori sono contrari ad effettuare un tampone ogni 72 ore, non hanno diritto nemmeno alla DAD, alla didattica a distanza, ma hanno diritto a una didattica digitale. Ogni bambino, ogni studente ha diritto allo studio. Lo studio, come la salute, sono sanciti da una Costituzione, dall'articolo 31 e dall'articolo 34 della Costituzione. Come possiamo vedere, i genitori sono molti, i bambini tanti. E voi siete qui per manifestare contro cosa? Io sono qui per manifestare la mia preoccupazione verso l'ordinanza, le modalità dell'ordinanza più che la richiesta di per sé. Credo che sia una ordinanza fascista, perché è un ricatto. Dice ai bambini: se volete andare a scuola dovete fare il tampone, mentre la scuola è un diritto. Dobbiamo avere la possibilità di scegliere trattamenti sanitari, non ci possono essere imposti. È stato negato per tanti mesi, io ho una figlia alle superiori, sono mesi che è a casa, è stata in presenza credo 2 mesi in tutto l'anno, lei è in prima superiore, per cui è stato un grosso problema, non è praticamente neanche riuscita a conoscere i suoi compagni di classe. Quindi io pretendo per mia figlia un ritorno in classe, perché a parità di pandemia in altre regioni d'Italia le scelte sono state diverse. Io oggi investo di... Io sono madre e sono una libera cittadina che vuole protestare per queste ingiustizie che stiamo vivendo ormai da 2 anni a questa parte. Che tipo di ingiustizie? Ma più che altro sembra una dittatura sanitaria, adesso pare che tutte le persone siano ammalate. Questo non è vero, perché le persone ammalate stanno a casa, le persone sane possono circolare liberamente. Compacer nella nuova ordinanza dice: o fate i tamponi, vi costringe a fare i tamponi ai propri figli. Voi siete qui oggi per protestare. Cosa chiedete? Noi chiediamo di ritirare questa ordinanza, perché è un'ordinanza non corretta. Non è corretta nei confronti dei nostri ragazzi e neanche per il mondo della scuola. Non possiamo chiedere agli insegnanti di fare le veci del sanitario e non possiamo neanche pensare di andare a testare ragazzini che sono sani e sono in salute. Voi siete qua oggi per manifestare contro che cosa? Contro noi tamponi per un ingresso a scuola. Non esiste, la scuola ai bambini è un diritto, specialmente alle elementari, ma alle medie, guarda. Una domanda, alcuni potrebbero accusarvi di essere magari dei no-vax o comunque diciamo di quell'ambito lì? No, io assolutamente non sono né no-vax, né no-mask, né tutto. Io dico anche sì al tampone, se mi garantisci una scuola libera, visto che siamo tutti negativi una volta con questi tamponi in presenza a scuola, fai vivere la scuola in libertà ai miei figli. Quindi nel caso... Quindi no mascherina, se sono tutti negativi, no mascherina, sia educazione motoria senza mascherina, sia al canto, sia al suono di un flauto,
alla libertà come era prima. Voi state dicendo il tampone lo facciamo fare ai nostri figli, va bene, in cambio di una scuola libera. Quindi se non ci fosse, come sembra, una scuola libera, voi protestate appunto contro... Io sinceramente non manderò i miei figli a scuola a queste condizioni.